gocartv.com collegatevi eh parola di Oriano uscito da Sboroni Siamo pronti, amici di Go -Kart TV, a parlarvi come ogni settimana di karting. La trasmissione odierna tratterà il tema del quinto round del trofeo monomarca Easy Kart e Car Grand Prix che si è svolto presso il circuito di Corridonia in provincia di Macerata. I nostri ospiti stanno fremendo, sono in tantissimi oggi, hanno ancora addosso l'adrenalina del weekend maceratese. Vi presentiamo subito i vincitori, partendo da Andrea Rosso. Ecco che tra l'altro in questa categoria la classifica al momento è ancora subgiudice per ulteriori accertamenti tecnici presso la sede, eh, appunto, eh, del costruttore. Poi Michael Munari, Ciao a tutti. assoluto vincitore nella Young Driver. Poi passando con il leader dell'accento, Giorgio Amati. Ciao a tutti. Ciao Giorgio. Poi abbiamo il leader della 125 Master, Enrico Navacchia. Ciao a tutti. E ancora una volta presente nei nostri studi il vincitore della Car Grand Prix, Giulio Parolini. Ciao a tutti. Poi nella Shifter invece ha, vin ha vinto Marco Pizzuti, eh, che oggi purtroppo non è potuto essere dei nostri. Abbiamo come sempre poi dei responsabili del gruppo Birel. Oggi si parlerà tanto di tecnica perché ci sono arrivate tante email dove la gente vuole sapere anche un po' come sono composti questi mezzi del trofeo monomarca EasyCarT e Car Grand Prix. Nella fattispecie oggi abbiamo il nostro Franco Perego. Eh, ciao, buongiorno. E poi naturalmente la voce della EasyCart, Fede Spicchisi. Ciao, buonasera. Ecco, vi abbiamo appena illustrato che la gente vuole sapere okay. un po' come vengono, eh, insomma, come gli aspetti tecnici di questi mezzi che poi noi siamo abituati a vedere sfrecciare in pista, ma hanno eh, i loro appunto aspetti tecnici. E eh, Franco Perego ci spiegherà un po' la gamma appunto dei kart del gruppo Bire. Ok, eh, la categoria parte dalla 50, che però non è, non è diciamo, una gara competitiva, ma è solo una, una gara promozionale per i bambini. Eh, sono tutti motori a due tempi, ovviamente, raffreddati ad aria. Eh, I 50 specialmente li diamo noi eh, I, motori. i motori a, a noleggio, sì, a sorteggio per non. Eh, eh, diciamo, eh, di, per essere più bilanciata come categoria perfetto no? e ovviamente è solo puro divertimento assolutamente abbiamo visto tra l'altro a Castelletto ad esempio il 34 che si divertono sì, sì. Eh, veramente come i pazzi poi si passa alla 60 Sì. la 60 sempre <ride> motore raffreddato ad acqua con, aria. Eh, ad aria scusami lapsus di par per parolini <ride> eh, a 8 cavalli mentre il 100 sempre raffreddato ad aria 15 cavalli e il 125 master, è 25 cavalli. Perfetto, quindi sicuramente eh, messi su dei mezzi che pesano poco, le, le performance sono certo. elevatissime. Sì, sì, molto elevate. E il vantaggio è che sono dei motori molto semplici da gestire, eh, hanno delle fish molto vincolate, perciò non, eh, puoi fare pochissimo in maniera da mantenere la, la competizione molto, molto pari. Tra tutti, tutti i partecipanti. E cosa posso aggiungere? I telai sono dei, i grandi, diciamo la 125 usa dei tubi eh, da sì. 30. Sia 100 che 125 hanno lo stesso telaio okay. e sono tubi da 30, la 60 invece sono tubi da 28. La differenza è che il 100 ha un assale più piccolo okay. da 30 e il 125 da 40. Per il resto sono molto simili. Poche regolazioni? Pochissime regolazioni. Eh, è stato introdotto da quest'anno la boccola per poter fare caster e camber. Okay. E puoi allargare e stringere la carreggiata, alzare e abbassare il telaio con, sempre spostando delle boccoline e praticamente basta. Bisogna solo schiacciare. E guidarlo molto ma molto bene perché essendo mezzi con dei cavalli abbastanza limitati, cioè se tu lo guidi bene e pulito vai forte, se lo metti sotto stress o guidi molto male lo fai derapare, perdi, perdi parecchio. Quindi sicuramente questo monomarca è anche eh, diciamo consigliabile per chi si volesse avvicinare certo, al karting. Certo, è molto più facile di, di una categoria come la Car Grand Prix che abbiamo, certo. che però è per piloti già un pochettino più esperti, perché la Car Grand Prix cominci... A fare delle regolazioni che si possono fare tranquillamente anche in un mondiale. Abbiamo due bellissimi motori, uno smontato che è il 100 e uno il 125 master. Sono ad aria, tutte e due, sì. come abbiamo han detto, eh, hanno l'avviamento elettrico, elettrico sì, quindi non devi spingere, non esatto. devi fare niente comodo, devi, devi fare solo benzina. Sì, hanno frito la frizione centrifuga in maniera che su tutti i giri, diciamo che il 99% non si spegne, se dovesse spegnersi, schiacci l'interruttore e riparte. Perfetto. Grazie mille a Franco che ci ha illustrato Prego. un po' la gamma Easy kart perché adesso andremo a vedere le gare, però è anche bello sapere come è gestito a livello tecnico un, un Go Kart. Ora, amici di GoCart TV è tutto pronto per dare voce alle gare del quinto round Easy kart e Car Grand Prix. Prima, però bustiamoci questa clip che ci introdurrà effettivamente nel weekend caldo, caldissimo. Di macerata! genitori che stanno investendo tanto sui loro figli, tantissimi sacrifici da marzo fino a ottobre per eh, realizzare il sogno dei nostri bambini, sempre partendo dal presupposto che il training è un divertimento e di essere una scuola. Ciao ragazzi, ciao! Ecco, amici di go -Kart tv c'è chi in un weekend di gara e l'abbiamo visto con i nostri occhi dietro le quinte lavora eh, davvero duramente il caso ad esempio di andrea eh, salaroli che eh, ci mette anima e corpo per controllare che tutti i mezzi siano conformi al regolamento a corridone a corridonia gli abbiamo fatto un'intervista siamo a corridonia la gara easy Kart. La quinta prova della gara Easy Cart, io sono Andrea Salaroli, delegato tecnico della, della XAI e vorrei illustrare un attimino quello che sono le verifiche tecniche. Le verifiche tecniche importantissime in questo monomarca dove tutti devono essere sullo stesso piano e quindi tutti devono avere una, una uniformità soprattutto dal punto di vista tecnico. Quindi, gomme uguali per tutti, parco chiuso, gomme e soprattutto verifiche tecniche incentrate su quello che sono telai, motori, eh, benzina, carburatori e tutto quello che concerne la parte tecnica. Oggi, in particolar modo, la massima attenzione è alla 60, dove ci sono i più giovani, ci sarà eh, come succede abbastanza spesso visto che il delegato sportivo. Ci ha già mandato il mandato per fare le verifiche, ci saranno le sostituzioni delle accensioni, centralina compresa. Una cosa molto importante, anche perché eh, dal punto di vista puramente tecnico, avere sempre questa uniformità e quindi avere tutto sotto controllo fin dall'inizio della manifestazione è molto importante, di conseguenza su questo eh, si passerà all'accento dove anche lì, sempre da mandato, verranno fatte altre sostituzioni a sali, carburatori, filtri dell'aria e poi ci sono le solite verifiche che sono quelle diciamo, sui motori, conformità cilindrata, gradi e tutto quello che concerne quello che è scritto nel regolamento. Ora si parlerà delle gare. Il lavoro di Sala Rali durante il weekend di Corridonia è stato duro. Tant'è vero che la eh, classifica della 60 Easy Cart è ancora subgiudice. Oggi abbiamo il vincitore eh, Andrea Rosso. Ciao Andrea. Ciao. Tutto bene? Benissimo. Classifica subgiudice sono tranquillissimo perché so che il mio telaio è, è in regola e aspetto le verifiche tecniche. Perfetto. Flash sulla gara, Fede. Ma mi fa piacere sentire Andrea che parla già da campione, forse un po' un augurio, quattro vittorie su cinque gare, è ancora molto equilibrata la Santa Isi come ha visto Coridonia. Però ormai penso che conosciamo il quintetto base che andrà a disputarsi la vittoria nel trofeo. Cioè oltre ad Andrea Rosso, Gabriella Vassili che sta migliorando. Eh, Andrea l'ha capito e quindi cerca di vincere il maggior numero di gare possibile per tenerselo dietro. Kaczowski, il Cecchio, non ricordiamolo, Caglioni, Orsini che poi sono sempre loro i primi 5 ormai primi 5 in classifica i primi 5 nelle gare hai fatto il vuoto a Corridonia Andrea? Sì a Corridonia ho parte i primi giri con la pressione di Marco Bernardi eh, dal terzo, quarto giro in poi ho preso lo spazio che mi ha portato alla vittoria ma secondo me ho vinto anche perché nella settimana l'ho passata a studiare i filmati che... Tutti i filmati esistenti su, su internet di Corridonia e ho capito quanto è importante stare vicino ai cordoli perché Corridonia ha un asfalto molto particolare, è molto scivoloso. Bello. E star vicino ai cordoli è, è importantissimo, è anche più importante de, delle altre piste. Quindi uh. si studia anche a casa, Fede. Eh? eh, ho visto, ma i risultati si vedono anche perché Corridonia è una pista molto tecnica, ma non si, ce lo insegnano i piloti. Quindi Andrea ha un approccio molto rispettoso negli avversari e nella categoria. Penso che eh, sia un, un insegnamento per far crescere un trofeo a livelli agonistici molto più alti di quella che è, con tutto rispetto, alla semplicità tecnica che ci ha spiegato Franco prima ma che è voluta dalla casa perché un papà e un figlio, come nel caso di Andrea, o il, i fratelli, insomma a livello di famiglia si vada a correre la domenica in, eh, a massimo livello. Ecco e poi c'è chi come Michael Munari sta crescendo davvero molto bene in questa 60 Easy Kart è arrivato undicesimo sotto la bandiera a scacchi ma ha vinto la classifica Young Driver Sei contento di questa vittoria Michael? Sì. Sono contento perché ho dato il massimo e se non davo il massimo non riuscivo a vincere Anche perché gli altri tuoi colleghi sono belli agguerriti eh? Sono agguerriti perché vogliono vincere tutti negli Young Driver Ecco. Quando è che arriviamo a impensierire i grandicelli come Andrea Rosso? Quando ho più esperienza. Ok, da quanto tempo corri, Michael? Due anni. Due anni e quanti anni hai? Nove. Nove, eh, questi young driver che vanno davvero forte. Ma sì, ed è stata bella l'idea perché questa è una nuova classifica, forse che per quello che è molto combattuta, i bambini come Michael, appena entrati nel 60, dovevano subire l'esperienza di, di chi è da più tempo corre come Rosso, sto parlando di due, senza arrivare ai risultati perché erano sempre lì nella top ten, era già il risultato, invece con questi Young Driver che sono i primi bambini di, dei primi due anni di categoria della, della Mini c'è la possibilità di fare un campionato del campionato, è una novità assoluta e sicuramente loro la lo sentono. Eh. Ma sicuramente faranno anche prima esperienza perché eh, confrontandosi con chi come Andrea Rosso ha esperienza e va forte, hanno degli insegnamenti sicuramente importanti. Ora un attimo di pubblicità, poi torneremo a parlarvi di Corridonia. Con oltre 1000 metri quadri la nuova Showroom Mondocard di Nerviano alle porte di Milano è risultata essere il negozio dedicato al kart più grande di tutto il mondo. Dai ricambi all'abbigliamento troverai nel nostro negozio tutto ciò che cerchi ai migliori prezzi di mercato. Uno staff competente ti guiderà nelle diverse zone, tra cui anche l'area usato, la scuola kart e due officine attrezzate per qualsiasi lavorazione inerente a motore e telaio. Squadra a corse. Inoltre su mondocart.com troverai oltre 10.000 articoli a prezzi da urlo non hai tempo di passare in negozio seleziona consegna in pista potrai ritirare il tuo ordine in pista presso il nostro negozio mobile mondo kart tutto ma proprio tutto e subito la pista south garda karting di lonato è un tracciato di fama mondiale dove i più grandi campioni di questo sport si sono sfidati L'impianto permette anche ad amici ed aziende di potersi sfidare in pista con dei kart a noleggio divertendosi in modo adrenalinico e sicuro. La pista si trova a Lonato ed è situata a un chilometro dall'uscita di Desenzano del Garda sulla A4. Ciao a tutti, sono Davide Foré, 5 volte campione del mondo. Ho cominciato anch'io qua. Se voi volete diventare come me, campioni del mondo, dovete cominciare qua a South Garda Karting. Prenota la tua sfida. Collegati al sito www.southgardakarting.it. Ad interrompere le vittorie di Daniele Vezzelli nella classe 100 Easy Kart, questa volta ci ha pensato un bravissimo Giorgio Amati. Ciao, Giorgio. Ciao a tutti. Oh, grandissima gara Fede eh, sì ma soprattutto grande ripresa di Giorgio magari adesso ce lo facciamo spiegare perché Vezzelli è partito in tromba pole position vittoria nella manche e poi è stato anche davanti fino per i primi 4-5 g a parte il primo dove Giorgio è riuscito a cominciare a fargli capire che c'era che, eh, sì, che è molto tecnica ecco prima di sentire Giorgio io vorrei aprire e chiudere una parentesi è pochissimo che corre è già a rompere le scatole a chi eh, è un veterano nella categoria e nel kart insomma, tanto di cappello Giorgio, allora, gli hai fatto un po' di pressione eh, Daniele ha sbagliato e ne ha approfittato eh, Sì, è da un po' di gare che gli mettevamo il fiato sul collo perché a Viterbo eravamo, eravamo avanti, un contatto a metà gara con Vezzelli ci ha, ci ha fatto uscire e abbiamo <coughs> perso la gara a Cervia uguale, eravamo primi anche a Cervia e dopo un contratto con Brigatti ci ha fatto, ci ha fatto perdere anche quella gara lì. Quindi quest'anno è un andata. Un po' di così. sfortuna. Eh sì, un po' di sfortuna. Però sì. a Corridonia ti sei preso. Eh a Corridonia mi sono preso la mia bella. Rivincita. Eh, perché è un circuito molto tortuoso, molto difficile, bisognava essere molto puliti. E tirare delle belle staccate. delle frenate. E... La tua guida un po' sporca ti ha, ti ha aiutato. Eh, però sì, dai eh? sì, sporca, sì. ma molto aggressiva. Eh, Fede gli altri protagonisti. Cosa ne pensi? Ma ebbè, abbiamo visto un malvestito, ha capito bene e quindi è arrivato secondo. Malvestiti è la solita presenza costante. Federico è arrivato sì. terzo, e secondo, è casi generale, neanche tanto distante da Pezzelli. E poi Bartolini e Piratoni, anche qui i cinque che ormai stanno diventando protagonisti si ripetono un pochino, uh -huh. però c'è sempre la, la doppia prova, sono esami di maturità di Lonato, via, il periodo è quello, per loro è un po' presto, però la doppia di Lonato forse è l'unica chance per loro di mettere ancora più pressione a Vazzelli. Complimenti davvero yes. al nostro Giorgio Amati che lo rivedremo sicuramente protagonista nella categoria 100 Easy Kart. Noi invece a quel di, in quel di Corridonia abbiamo chiesto a Roberto Albanese che è il titolare dell'Italia Dream Team Kart di spiegarci la pista e lui ci ha raccontato anche di che cosa si occupa il suo eh, team che è molto diciamo allargato per i 50 training infatti ne aveva una decina sotto la sua tenda a lui gli abbiamo chiesto appunto di spiegarci un po' la pista Siamo sul circuito Cogis Kart di Corridonia dove oggi ci sta la quinta prova kart, del torneo Easy e La Birel è un circuito molto impegnativo dove si corre da tantissimi anni, per i ragazzi è molto formativo perché la pista è veramente a volte a parte difficile e a parte più veloce, quindi il pilota deve avere una buona tecnica di guida per avere un ottimo risultato su questa pista. E quindi per i piloti è una bella gara, uscirà una bella gara sicuramente. Oggi siamo venuti con quattro bambini della Easy Training, quattro della 60 sempre Easy e uno della 125 Master. I nostri servizi sono che qualsiasi pilota innanzitutto piccolino vuol fare la scuola, noi disponiamo di mezzi di quali vengono noleggiati per qualsiasi gara che loro vogliono intraprendere. Poi abbiamo anche la scuola, quindi possono soffrire i nostri corsi della scuola, mentre per i 60 il discorso è lo stesso, quindi se qualcuno vuole correre noi noleggiamo il mezzo facendo anche dell'assistenza e quindi praticamente diamo tutti i servizi possibili per, per fare le gare, questi tipi di gare Easy Kart. Ora andiamo avanti a parlarvi delle gare appunto del quinto round trofeo Easy Kart e Car Grand Prix e abbiamo il nostro Enrico Navacchia che ha siglato il suo primo successo stagionale nella 125 Master. A dire la verità si è arrivato secondo sotto la bandiera a scacchi ma hanno penalizzato Adani. Sì, eh, sono molto contento di questa vittoria. Eh, grazie alla, alla, pen alla penalità di 10 secondi di Adani sono riuscito a vincere. Eh, per mancato allineamento in partenza. Eh, dopo aver fatto la pole position e vinto la, la Manche sono anche riuscito quindi a vincere anche la finale. Fede, beh infatti, come ha detto bene Enrico, lui è entrato molto, molto forte già nel round di Branduzzo. Stava dominando Corridonia, però, evidentemente il fattore C per Adani è importante. Ha vinto Cervia. Qua è Corridonia, quindi siamo avvisati per Cecina. Ci esatto. sulla, sulla Master. Ma a parte tutto la pista di Corridonia ha qualche. Fattore som... C poteva essere anche inteso come un'altra cosa. No, no, <ride> esatto. <ride> non è il caso. Direi di Enrico Adani, sicuramente. È vero. No, è una pista tecnica che forse somiglia un po' a Cervia, piatta, senza, eh. senza troppi punti tecnici. Ma tutta una tecnica unica con le sue staccate ma Enrico è andato bene in campionato nel trofeo Branduzze quindi c'era da aspettarsi una bella performance infatti anche a me mi ha stupito molto a Corridonia, sta andando veramente forte da segnalare che dopo tre vittorie c'è stato un out praticamente di Marco Iannotta infatti che apre la classifica fino a un certo punto più che altro su Palluzzi che è arrivato terzo e su Quaresmini che è arrivato secondo Lanci non ne ha approfittato, alla fine chi ne ha approfittato più è stato Adani che nonostante tutto è arrivato quinto, Enrico deve ancora recuperare, ma anche qui uh, scan, uh, pur ripetendomi, cioè, sono sempre gli esami di maturità di neonato che aspettano anche la master. Esatto. Come hai vissuto la gara da sotto il casco? Un caldo incredibile, eh? eh, eh il caldo è stato molto importante, molto, importante, molto difficile correre con, in queste condizioni. Eh, una corretta alimentazione e una corretta idratazione sono state le chiavi della vittoria. Mm. Eh, Inoltre eh, sono riuscito a partire molto bene in manche e a strappare la pola ad Adani per uh, 10 centesimi, mi sembra. Ah, quindi proprio... Sì. Infatti abbiamo visto una lotta sul filo dei, dei millesimi. Ecco, c'erano intorno ai 40 gradi a Corridonia. Franco, questi motori raffreddati ad aria ne risentono oppure sì, no? ne risentono perché... C'è superata una certa temperatura, perdono, perdono qualche cavallo. Un, Un po' di prestazioni. Sì. Però rotture non ne abbiamo viste. No, no, eh. assolutamente. Perfetto, quindi sicuramente sono eh, molto molto robusti. Sì. Enrico, chi è il tuo avversario più temibile nella 125 Master? <coughs> sicuramente Giannotta, ma anche Adani, visto la, la sua condizione di forma. Perfetto. Ok, abbiamo sentito anche... Il protagonista della 125 Master, ora andiamo un attimino in pubblicità e poi torneremo a parlarvi della Car Grand Prix. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno dei circuiti più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo da battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, 50 esemplari al mondo, macchina molto prestazionale, con 240 cavalli ed un peso di 930 kg. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti, anche divisibili tra più persone. Regala o regalati un'esperienza di guida su una vera auto da corsa, rivivrai poi la tua giornata da pilota in tv. Per informazioni e prenotazioni, www.iltuosognoimpista.it MECOMER, azienda leader nel settore dello sbaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it Nuovamente vincitore nella categoria Car Grand Prix, che quindi bissa il 3 su 5, Giulio Parolini, della First, che ha dovuto sudare, eh. è stata una gara veramente molto molto tirata, veramente bella. Poi svolta intorno alle 2.20 del pomeriggio un caldo infernale. Beh, il tempo alle 2.20 pomeriggio era quasi il caldo più forte che c'è stato quel giorno. Sono partito secondo perché in qualifica abbiamo per poco, non ho fatto la pole position, però Livraghi me l'ha portata via dopo una manche, sempre arrivato secondo, che Giliberti andava molto forte. Sono riuscito a vincere la finale dopo una quinta posizione in partenza perché sono sfilato male e pian piano ho recuperato e devo dire che grazie alla First alla Speedy Cart Biral siamo riusciti a vincere e anche grazie al Quirky Racing Team che mi ha dato un telaio molto competitivo. Poi che dire, i motori vanno forti, abbiamo avuto un po' di problema per le temperature che erano troppo elevate, però quello lì non ci ha portato via la vittoria. Benissimo. Fede, è stata una gara tiratissima, abbiamo visto anche un super Mattia Livraghi e un super Giliberti. Si sono scambiati le posizioni e la leadership più volte. Eh sì, e anche qui Corridone sta tracciando quello che sarà il proseguo del campionato. Fabio Giliberti disputerà il trofeo chiaramente con l'intenzione di vincerlo, Livraghi è al primo anno, non avrà questo obiettivo ma. Sta crescendo, ha già fatto la pole e ha vinto la manche già a Corridonia con un telaio che non conosce perché ha abbandonato il mondo easy passando a Card Campì, addirittura è un telaio diverso che usa un Praga e quindi è tutto nuovo per lui e già lì davanti. Giulio Assetonato mi fa piacere, è un'incertezza un che si apre perché poi secondo in classifica dietro Gilberti c'è Bissolo che con la sua gestione familiare continua a far vedere che si può correre in Car Campì anche con la, ma, con la passione. E pur con un'ottima tecnica li abbiamo affidati a liquido come ci ha spiegato Franco prima e quindi sarà molto importante il proseguo del campionato Giulio già uno, uh, correrà con uno scarto in meno in classifica perché via della squalifica però ci ha fatto notare una cosa importante che lui usa un, un birrell first e in classifica è l'unico in mezzo ai primi quattro che fino a questo momento sono i biancoverdi toni bene quindi sicuramente tanta competitività anche per loro ci sarà allonato Così come ce ne sarà tanta nella classe regina che è la shifter dove a vincere è stata questa volta una new entry. Lui è Marco Pizzuti, pilota di casa, che eh, come sentirete adesso nell'intervista ha detto che si è trovato divinamente in questa categoria. Tutto questa è la mia prima esperienza in primo campionato di ultimamente ottimo. E la mia gara è stata un po', 60, diciamo, abbastanza 50, 50, equilibrata. Partiamo dalle completate dove ho effettuato il mio tempo. Poi 50, ho avuto una piccola 50, spavatura 50, mia, personale, 50, in partenza, 50. nella prefinale, nella mancia eliminatoria, che ho dovuto, mi sono dovuto completare nel secondo posto. Poi in finale una bella sfida con eh, Ruggeri, se non sbaglio. È stata una bella lotta fino alla fine, a 7 giri alla fine, sono riuscito a spuntarla e a vincere questa gara. Ecco Fede, due parole anche sulla Shifter. Shifter che ci dà, eh, torna a farci vedere i nomi nuovi, anche la categoria più nuova del mondo Car Grand Prix. Pelos, Pizzuti che è marchigiano, ha sfruttato il Fattore Casa e ha vinto. Ruggieri quindi ha dovuto accontentarsi della seconda posizione, ma questo lo porta avanti in classifica generale. Parlando di nomi nuovi, è ritornato, abbiamo, siamo tornati a vedere. Mh, lo Iesolo di D'Amico che si è piazzato in zona buona, di D'Antonio, grazie, che si è piazzato nei primi cinque. Quindi, una categoria molto aperta ai nomi nuovi. Perfetto, ora siamo quasi in chiusura. Io volevo ringraziare davvero tutti gli ospiti certo, che sono intervenuti qui grazie. nei nostri studi di Milano quest'oggi, partendo dal vincitore 4 su 5, Andrea Rosso. Ciao, saluto la mia amica Paola Gnocchi che mi ha dato il prep per, per la bruciatura al sabato sulla marmitta bollente. Ti sei bruciato? Vediamo, sì. c'è ancora qualche segno. No, non c'è più niente ora. Più. Vabbè, è passata una settimana è passato tutto, dai. E saluto il mio fratellino che sta incominciando sul cart, dai. Ah, sì. Ed è anche molto bravo. Sì, ha preso qualcosa a fratello allora. Probabilmente sì, dai. Lo vedremo. E poi il piccolissimo Michael Munari. Ciao a tutti, ringrazio il mio papà che fa tanti sacrifici per farmi correre. E fa tanti sacrifici anche per cercare gli sponsor per farmi correre. E poi... basta. Basta. E naturalmente anche il tuo team, sì. che vedo che è Il mondo della a can Massimo Sorci. E poi il nostro Giorgio Amati, che è stato protagonista nella nell'Accento Easy Cart. Ciao, Giorgio. Ciao a tutti. Eh, ringrazio la mia famiglia, che mi segue sempre e dappertutto. Non, non ho mai saltato una gara. Ma soprattutto ringrazio i miei zii, che oltre a seguirmi, mi danno anche un, su un supporto economico. Li ho visti a Corridonia. Eh. E... Eh, faccio, ringrazio tanto il mio meccanico, Riccardo Buseghin che con tanta pazienza e tanta bravura riesce a, a farmi vincere <ride> in questo caso. Eh, la gara di Corridonia. Poi ringrazio Bene. il team e faccio un saluto a Luca Segù e eh, Riccardo Pollastri. Perfetto. Tu sei di Rimini, giusto? Rimini. Così come di Rimini il nostro Enrico Navacchia. Cesena. Di Cesena, oh. siete vicini, infatti è sì, sentito. Eh, tutti e due dalla Romagna e eh, appunto Enrico Navacchia, grazie di essere venuto e, e complimenti. Ciao, grazie a tutti. Eh, eh, volevo dedicare questa vittoria e salutare anche Simone Bianchini suo figlio che ci aiutano in, uh, moralmente e, e ci sostengono econ economicamente. Bene, grazie mille a te. E poi abbiamo il nostro Giulio Parolini di, di Milano. Devo ringraziare beh, il team Quirch Racing che... Il weekend è partito molto male. La first, la birel e la speedy Cart. Quindi un grazie a tutti. Perfetto, e complimenti ancora. E poi il nostro Franco Perego che oggi si è allontanato dall'azienda birel dove lavora per venire a illustrarci un po' quello che poi fa durante anche un po' la settimana. Ossia sempre mani in mezzo ai motori, certo. giusto? È stato un piacere. Poi conoscere anche da vicino i pilotini che io li vedo sfrecciare, ma esatto. hanno sempre il casco. <ride> Fede? Sì, ma eh, vorrei dire che inviteremo... Franco, la prossima premiazione da Lonato ce n'è due, così ne conosceva qualcuno <ride> in più. <ride> e quindi eh. buono, do la buonasera. E quindi ricordo: il prossimo appuntamento, la doppia gara di Lonato. Il 27 di e il 28, di sabato giugno. e domenica. Il doppio appuntamento. Per avere tutte le informazioni sul trofeo Monomarca EasyCart e, e Car Grand Prix, www.easycart.it Mentre per chi ci volesse contattare, gocartv.com. Grazie mille a tutti. CarTv.com Collegatevi, eh? Parola di Oriano, uscito da Sboroni!